La collaborazione tra il Comune di Ancarano e il gruppo Carabinieri Forestale ha già portato ad alcuni risultati. L'amministrazione comunale intende intensificare il controllo per quello che riguarda le discariche abusive e i problemi ambientali. Sì, mi è gradito ringraziare il gruppo Carabinieri Forestali di Teramo, a partire dal comandante e la stazione locale di Cividale del Tronto per l'ottimo lavoro svolto sul territorio ai fini della prevenzione sull'abbandono dei rifiuti. Purtroppo è un fenomeno che si ripete spesso ed è un fenomeno che va in qualche maniera contrastato perché va a colpire l'ambiente, va a colpire un importante tema che è delicato per tutti noi e per tutto il territorio. Per quello che riguarda, insomma, le azioni di intensificazione di controllo, quali saranno ora i provvedimenti? Ma sono state svolte da parte del gruppo forestale parecchie operazioni che ha portato anche a individuare alcuni responsabili, quindi ha dato modo all'amministrazione di avviare tutti i procedimenti amministrativi inerenti sul tema e da questo punto di vista è continuata questa collaborazione anche attraverso la pianificazione di importanti iniziative che saranno proprio svolte dal gruppo Carabinieri deputati in materia e coadiuvati anche attraverso le attrezzature tecnologiche che saranno messe a disposizione dell'amministrazione comunale. Da questo punto di vista, voi avete anche chiesto, insomma, la collaborazione dei consorzi di bonifica, come sono andate le cose? Purtroppo c'è stata una risposta negativa in tal senso e questo chiaramente apre una riflessione in merito perché comunque occorre valutare l'utilità di questi consorzi stessi, anche in considerazione spesso dei contributi che arrivano e quindi dobbiamo verificare se effettivamente la gestione viene correttamente applicata e da questo punto di vista ne chiederemo informazioni alla Regione Abruzzo, alla nuova governanza della Regione Abruzzo. In pratica non siete soddisfatti, insomma, di quella che è stata la risposta. Beh, no, anche perché i consorzi di bonifica nascono per svolgere operazioni e attività sul territorio a supporto anche delle amministrazioni, tutto ciò non si è verificato e quindi chiaramente, ripeto, chiederemo alla Regione di verificare le attività che vengono svolte, eventualmente anche una revisione delle programmazioni e delle governance.